bambino è stato trovato morto dai genitori in culla a Lanciano, i quali lo hanno immediatamente portato al vicino pronto soccorso dell'ospedale del nosocomio Frentano. Inutile è stato l'intervento dei sanitari, che hanno potuto solamente constatare il decesso. La morte del bambino di un solo mese probabilmente è stata causata dalla sindrome della morte in culla. Il piccolo è stato portato all'ospedale dai genitori, una giovane coppia di 25 anni. Sul corpicino del bambino non è presente alcun segno di violenza fisica né di lesioni. Inutili tentativi di rianimare un 51enne originario di Lanciano e residente a Santa Maria in Baro, che questo pomeriggio si è trovato in difficoltà oltre i frangiflutti mentre stava facendo il bagno a Torino di Sangro. Sono stati due bagnanti ed un bagnino a notare l'uomo in difficoltà. Sono entrati in acqua per portarlo a riva, trovandosi a loro volta in difficoltà con condizioni marine non favorevoli. Nonostante i tentativi di rianimarlo, per il 51enne non c'è stato nulla da fare. È morto davanti agli occhi della figlia minorenne, che era in spiaggia con lui e che ha assistito inerme alle operazioni di recupero e di soccorso. Doppio furto fotocopia negli ospedali di Lanciano e Vasto, dove sono stati presi di mira i reparti di gastroenterologia, svuotati, rende noto l'ASL, di tutti gli apparecchi per eseguire esami endoscopici con annessi strumenti a corredo. A Lanciano sono stati sottratti 7 apparecchi per colonoscopia e 7 per gastroscopia, mentre a Vasto sono spariti 6 apparecchi per la gastroscopia e 2 per la colonoscopia, tutti di ultima generazione, acquistati nel 2015. In entrambi i casi, i ladri hanno portato via anche sterilizzatrici, carrelli e colonne video per la visualizzazione delle immagini. La direzione aziendale è impegnata a trovare soluzioni organizzative che consentano la ripresa dell'attività. Pertanto è stato disposto che le urgenze che approdano a Lanciano siano dirottate a Ortona e quelle di Vasto a Chieti. Contestualmente si provvede a dotare ciascun servizio di 2 attrezzature per la gastroscopia e 2 per l'endoscopia, acquisiti in leasing e noleggio.